Salve a tutti e a tutti, siamo qui all'Officina del Sapere in via Zamboni 32 in compagnia di tre attivisti del movimento Occupy, Silvia Federici, George Caffensis e Malak Kanuga, così per tematizzare un po' la questione del debito e del rapporto debito-formazione, ma non solo. Come ben sappiamo, avendo vissuto anche noi e avendo visto con molto interesse quello che avveniva oltreoceano nell'approfondizzarsi della crisi globale, diciamo che all'interno dei contesti di movimento, di opposizione alla crisi e soprattutto a livello di opposizione della crisi sul piano finanziario, abbiamo visto come uno degli apici sia proprio stato lo svilupparsi negli USA del movimento Occupy in tutte le sue forme, molto variegato, che ha visto degli apici di lotta molto importanti come quelli che si sono caratterizzati ad Oakland, però che ha comunque illuminato, tra virgolette, anche gli altri movimenti sulla sua capacità non solo di radicalizzarsi, ma di andare a toccare tematiche molto estese, e in particolar modo per quello che riguarda la tematica che tratteremo oggi, il rapporto debito-formazione e la nascita, da questo punto di vista, di una campagna molto importante che è appunto Occupy Student Debt, che è andata proprio a mettere comunque in risalto quello che è sia la criticità, diciamo, di continuare a gonfiare una bolla speculativa di debito all'interno comunque di quello che è la società americana, mettendo in discussione comunque il fatto che la qualità e le nozioni trasmesse siano poi spendibili all'interno di un mercato quando comunque il debito porta a inclinare, diciamo, il sistema di welfare familistico, e soprattutto anche poi il fatto che questa campagna, dopo un po' di tempo sviluppatasi negli Stati Uniti, si sia in qualche modo sia rimbalzata non solo negli Stati Uniti, ma abbia contagiato anche attraverso vari aspetti il Quebec, come abbiamo visto recentemente, dove si sono dati comunque mesi e mesi di sciopero radicale e dove comunque si è visto che il rapporto debito-formazione si sia subito legato ad una lotta molto più generica che riguardava direttamente la struttura del welfare e, diciamo, l'inclinarsi del rapporto tra le varie figure che caratterizzano il mondo lavorativo e dentro la famiglia, i lavoratori e direttamente gli studenti. Yes, in general, it was an introduction about how the Occupy movement managed to move into after the crisis of the financial crisis of 2008. It went on. Starting from Zuccotti Park and Occupy Wall Street and all the critic and action against financial capitalism to come out in a very important moment passages like first Occupy Wall Street, then Occupy Oakland, and not just stop the critique of the financial capitalism, but to generalize itself and take on different issues in the North American society. The most important one for us today is about the Occupy Student Debt campaign and how the debt mechanism generalized in the graduate and postgraduate formation is education so how this kind of attitude of taking on taking debt and financial issues into all the bull system of education was born, and then how to criticize it, and also
like in these days in the Quebec student struggle, how to take on attack it with from below. Yes, and then I would leave the word to you. Quindi per cominciare, cioè, nonostante parliamo del movimento molto largo, oggi volevamo focalizzare l'attenzione sul rapporto debito-formazione, il rapporto che poi hanno sviluppato anche nella campagna Occupy Student Debt, perché ci sembra quantomeno puntuale in questo momento in cui anche in Europa, in particolare in Italia, ci stiamo avvicinando anche noi all'esplosione di questa tematica e trovare anche, facendo ribalzare quelle che sono le lotte d'oltreoceano, dei consigli e anche dei modi per rilanciare questa lotta in Italia.